Io, considerate che per una pizza e una bibita spendete minimo 10 euro a settimana, minimo, quindi 80 euro avete ancora 4 pizze da saltare e poi potete anche fare un digiuno in più e i soldi arriveranno. Altro annuncio, accendiamo le luci, grazie. I collaboratori mi devono aiutare perché non sono più. L'altra cosa da ricordare è che ogni sabato pomeriggio c'è la cellula degli adolescenti alle 17. Mandate i vostri figli, ovviamente i vostri figli sono piccoli, quindi gran parte del lavoro dovreste farlo voi genitori, invogliandoli, incoraggiandoli e cercando di trasportarli in chiesa. Amen? Altra cosa, nuova vita, vabbè Tonio tu lo fa scendere, è facile. Nuova vita special Sunday, noi avremo una domenica speciale, la prossima. So che non vedete l'ora, amen? So che vi state preparando per tutte queste scenette fantastiche che farete. Innanzitutto un benvenuto a tutte le persone nuove, io sono Esther, per chi non mi conosce. Sono la supplente del pastore quando non c'è, per ora, perché poi ne prepareremo altri. Amen. L'intercessione, quindi no, Special Sunday dovete dare conferma, è 10 euro per chi vuole pranzare con noi. Camilla, aspetta, allora Angela alzati, Angela è lei. Per chi deve dare conferma per il ritiro, per chi deve dare conferma per l'agape e Camilla, poi si fanno trovare tutti in fila per due all'uscita. Poi ogni mattina intercesso questa settimana è successo, che è successo lo dovete dire voi, non... il freddo, la neve, il gelo, ok, ci rifaremo questa settimana, soprattutto perché la predica del pastore della settimana scorsa era preghiera e Spirito Santo, quindi dobbiamo un attimo risvegliare questa passione per la preghiera giornaliera, ogni mattina alle 7:30, dal lunedì al sabato. Va bene, che altro? Finito? Mi piaceva fare la pubblicità. A posto, ok, iniziamo. Bevo un attimo perché sono un po' emozionata. No. Me lo dovete dire alla fine. Allora, il titolo del messaggio. Inizio dal titolo, perché è più facile. Si chiama Testa o Croce. Noi, quanti di voi hanno mai avuto un dubbio? Lo faccio, vedo a doppie mani addirittura. Lo faccio o non lo faccio? È giusto o non è giusto? È da Dio o non è da Dio? È la mia testa o è la sua croce? Cioè, è quello che io penso o quello che Dio dice? Questo è quello che io voglio dirvi oggi con Testa o Croce. Non che dobbiamo lanciare la monetina, sennò il pastore mi licenzia in tronco. Quindi testa o croce. Nel dubbio, ci hanno insegnato, fai quello che ti chiede Dio. Ma a dirlo è facile, a farlo è un po' più difficile. Innanzitutto perché dobbiamo capire che cosa ci chiede Dio. E seconda cosa, perché dobbiamo fare quello che ci chiede Dio. Quindi non serve solo ascoltare la sua voce, ma anche metterla in pratica. E noi dobbiamo imparare a prendere sul serio quello che è scritto nella Bibbia. Se noi siamo cristiani, ma mi abbassi un po'. Ok, poi. Se noi siamo cristiani, mi sento un po'. Faccio la parte del passo. Mi sento un po'. Mi sentite bene? Ah, mo va meglio, giusto? Ok. Se noi siamo cristiani è perché dobbiamo fare quello che è scritto nella Bibbia, seguire le orme di Cristo, giusto? Cristiani significa seguire le orme di Cristo, seguire Cristo. E tante volte noi diciamo di esserlo, ma poche volte il nostro comportamento parla di quello che realmente un cristiano è, di quello che realmente la Bibbia dice riguardo quello che noi dovremmo farlo. E tante volte
ci siamo anche lamentati dicendo che quello che è scritto nella Bibbia è troppo duro per noi, è troppo difficile per noi. Era buono 2000 anni fa, i tempi cambiano, le cose cambiano, le mode cambiano, le abitudini, la società cambia, ma la Bibbia dice che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E noi dobbiamo credere che quello che Gesù ha detto 2000 anni fa, quello che Dio ha detto 4000, 5000 anni fa, vale anche oggi nella nostra vita. E quindi tutte le regole che Dio ha messo, che per noi sembrano regole, non sono delle restrizioni. Cioè, ma Dio mi chiede di fare questo, Dio mi chiede di fare questo, Dio mi chiede di fare questo. Oggi vedremo qualcosa di quello che Dio ci chiede di fare e vi smonterò tutti i vostri castelli di quello che i nostri, perché anch'io mi metto in mezzo tante volte, dico ma Dio mi ha chiesto di fare una predica, Dio mi ha chiesto di fare questo e devo fare questo e devo fare questo. Ma quando noi capiamo quello che Gesù ha fatto per noi, quello che noi dobbiamo fare per lui, non è che veramente ridicolo nei suoi confronti. Quindi non sono delle restrizioni le regole che Dio ci dà, ma sono dei passi per raggiungere la libertà, per essere liberi dal peccato, liberi da quello che pensa la gente, liberi da quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E gloria a Dio perché abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo, di conoscerlo e di permettere allo Spirito Santo ogni giorno di cambiare la nostra vita. Nessuno di noi, né io, né il pastore, né i pastori, né i leader sono arrivati. Nessuno di noi è perfetto. Nessuno di noi può dire sto a posto davanti a Dio. Sì, certo, dobbiamo avere una coscienza pulita davanti a Lui, ma ogni giorno noi dobbiamo fare un passo. Dio non vuole che noi siamo perfetti, Dio vuole che noi facciamo dei progressi giornalieri. Se noi fossimo perfetti saremmo assunti in cielo. Quindi se tu sei ancora sulla terra, guarda quello che è accanto a te. Se voi siete ancora sulla terra è perché non siamo perfetti. Nel momento in cui noi saremo perfetti, Dio ci prende. Quindi, non so, decidete un po' voi. Ma ci prende nella sua gloria, ci prende nel suo abbraccio, ci prende in cielo con lui e con tutte le persone che lo hanno amato e che sono stati degli esempi per noi. E Dio ci insegna come essere liberi e gran parte degli insegnamenti del cristianesimo sono nelle lettere di Paolo. Perché, come io dico spesso, anche negli studi biblici, nei primi quattro Vangeli, negli Atti degli Apostoli, si racconta quello che Gesù ha fatto. Quando poi Gesù è andato via, hanno cominciato i discepoli a fare quello che Gesù aveva loro insegnato, e quello che non riuscivano a fare con la presenza, Paolo scriveva. E lì sono nate le Poste Italiane, no? Mandava le lettere ovunque, mandava i Corinzi, forse erano anche un po' più veloci delle Poste Italiane. Comunque, le mandava ai Corinzi, a Corinto, le mandava ai Romani, mandava delle lettere per dire alle chiese come si dovevano comportare, per dire ai cristiani quello che dovevano fare. Quindi erano dei nuovi comandamenti, dei nuovi insegnamenti che Paolo stava dando. E Paolo, gran parte delle sue lettere, dove le ha scritte? In carcere. Dio si è usato di un uomo che era in carcere per insegnare la libertà. Amen. Perché non conta dove sei fisicamente, conta quello dove sei spiritualmente. Paolo era in carcere e insegnava come essere liberi dalla paura, insegnava come essere liberi dal peccato, insegnava come essere liberi da quello che pensano gli altri, insegnava da come essere liberi dalle tentazioni del diavolo. Stava insegnando la libertà ed era in carcere. Vedete come Dio è simpatico. Ma Dio conosce il nostro cuore. È nella nostra debolezza che Lui mostra la sua forza. E quando noi non possiamo fare nulla, che Dio fa tutto il resto. Noi dobbiamo solo abbandonarci a Lui. Quindi Paolo era in carcere ed era molto più libero di tutti noi, perché lui aveva imparato che cosa significava essere libero. E dice in Filippesi,
al capitolo 4, ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Ho imparato, vuol dire che si va a scuola per essere contenti. Scuola di contentezza dobbiamo chiamarla. Noi dobbiamo sforzarci a volte di essere contenti, di rallegrarci. La Bibbia lo dice, rallegratevi, ripeto, rallegratevi. Lo ripete già la Bibbia, quindi noi figurati quante volte ce lo dobbiamo ripetere. Quindi ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Dio conosce lo stato in cui ti trovi adesso. Forse è meglio di te, forse è meglio del tuo mentore, del pastore, Dio sa. E sapete, la parola stato in quel versetto è interpretata come stagione. Ho imparato ad essere contento nella stagione in cui mi trovo. Questo significa che le stagioni cambiano, amen? Quindi se sei in una stagione d'inverno in cui ti hanno potato tutti i rami, ti hanno tolto tutto quello che avevi costruito, hai perso, senti freddo, ti senti solo, sappi che è una stagione, ma devi essere contento anche in questa stagione in cui tu ti trovi, nello stesso modo in cui ti sarai contento quando i tuoi rami avranno dei frutti, quando potrai benedire le persone attraverso i tuoi frutti. Amen. Ma se sei già nella stagione in cui stai dando frutti, sappi che arriverà anche il periodo d'inverno per te. Ma in quel momento dovrai continuare ad essere contento. Perché non importa dove sono fisicamente, importa dove sono spiritualmente. E quindi quando noi passiamo dei momenti di difficoltà, dobbiamo guardare a Dio, guardare a Gesù, e dire, è una stagione. Amen. Dio ci ha creato per essere felici, non ci ha detto che non avremo difficoltà, ma ci ha detto che con Lui le supereremo tutte. Tutte. Nessuna tentazione sarà più forte di voi. E Dio ci ha chiamato ad obbedire. Noi quello che dobbiamo fare solamente, ripetiamo insieme, solamente, dobbiamo solamente obbedire. Questo significa che non dobbiamo prendere iniziative, non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo solamente obbedire. E che cosa significa obbedire? Significa prestare ascolto, tenere in considerazione le indicazioni o la volontà di qualcuno, fino al punto di farle prevalere sulle proprie. Semplicemente come atto di fiducia o ancor più come atto di amore. Questa è l'obbedienza. Ripeto per chi prende appunti, che si è visto che si è... prendere in considerazione le intenzioni, la volontà di qualcun altro fino al punto di farle prevalere sulle nostre come un atto di fiducia e di obbedienza e di amore, scusate. Questa è l'obbedienza. Io mi fido di te, io so che quello che tu stai dicendo vale più di quello che io penso e mi fido di te perché ti amo e ti amo perché mi fido. Amore e fiducia vanno sempre insieme. Non puoi dire di amare tua moglie o tuo marito se non ti fidi di lei. Non puoi dire di fidarti di tua moglie o di tuo marito se non li ami o se non lo ami. Vanno sempre insieme, fiducia e amore. Noi dobbiamo farlo con Dio. Non possiamo dire di amare Dio se non ci fidiamo di Lui, che Lui ha già scritto ogni cosa per noi. La sua parola dice, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi nell'obbedienza c'è amore, è un atto di amore. E quali sono i suoi comandamenti? Amare Dio e amare gli altri. Quanti di voi magari hanno letto Giovanni e dice io vi do un comandamento, che vi amiate. Questo è quello che Dio ci sta comandando. Non sta dicendo prendete armi e bagagli, andate in guerra, fate, sfate. Amate. Tutto quello che Dio ci chiede di fare, che sia nei comandamenti, che sia nelle quelle che noi vediamo come privazioni, restrizioni, impegni, cose, dobbiamo fare tutte queste cose per Dio. È semplicemente un atto di amore per Dio.
per Dio e per gli altri. Questo è il comandamento che Dio ci ha dato. Se noi vogliamo ubbidire a Dio, dobbiamo imparare ad amare. È il famoso versetto in Giovanni 3,16 che non prendiamo perché voi conoscete meglio di me. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Quando ami, dai. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Quando tu ami qualcuno, tu dai. Non puoi dire io ti amo, però se ti serve qualcosa c'è vicino di casa, c'è l'altro, non io, il prossimo. Non il prossimo, il prossimo. Quando ami, dai. E Gesù, Dio è stato il primo a dimostrare il suo amore per noi, dando. Ma tornando al titolo del messaggio, quando noi dobbiamo scegliere di fare qualcosa, tante volte noi, come persone umane, noi vogliamo sapere come andrà a finire. No? Dici, io lo faccio, però Dio dimmi come va a finire, dimmi che cosa devo fare, perché quanto vorrei essere proiettato a 5 anni, 10 anni per sapere la scelta giusta che devo fare. Il pastore dice sempre che se Dio gli avesse detto 20 anni fa sarà il pastore, lui il primo che se ne sarebbe scappato. Quindi Dio tante volte non ci dice quello che faremo tra un po', perché adesso noi non siamo pronti. Quando io dovevo scegliere che scuola superiore, che università fare, io ero lì che dicevo, Dio, dimmi che cosa devo fare, dimmi che cosa devo fare. E se il pensiero di fare 6 anni più 5, 11 anni di università, io sarei andata da un'altra parte, sarei andata a dipingere i muri per strada, non lo so, no? E quindi, con tutto il rispetto per gli artisti, nel senso che, che ovviamente la... Quello che facciamo, Dio ci porta passo dopo passo, perché ogni giorno noi dobbiamo essere pronti e mettere alla prova la nostra fede in Dio. E in 2 Corinzi 5,7 dice: camminiamo per fede e non per visione. Questo significa che tante volte non vedrai dove stai andando e voglia lanciare monetine, non vedrai dove stai andando, ma lo fai perché Dio l'ha detto, per ubbidienza e perché hai fede, e fede significa fiducia, e fiducia significa amore, e amore significa obbedienza. Amen? Siamo sempre lì. Quindi è la nostra attitudine che cambia le circostanze. Siamo noi a decidere quanto frutto porterà il seme che abbiamo ricevuto. Tante volte Dio mi ha rimproverato su questo. Venivo in chiesa e dicevo, bella questa predica. No, questa non mi è piaciuta molto. Quanti di voi è capitato? Non lo voglio vedere. No, tante volte diciamo... Ah, oggi stava ispirato il pastore. Non è il pastore ad essere ispirato, è il tuo cuore che è più predisposto e meno predisposto, perché il seme è lo stesso, la parola di Dio è la stessa e non torna a Dio se non compie quello per cui è stata mandata. Quindi è la nostra attitudine che cambia, non è la parola ad essere migliore o peggiore, siamo noi che siamo predisposti ad ascoltare o meno. Quindi se noi comprendiamo come il Padre pensa, come Dio pensa, possiamo accedere a quello che Lui ha. Noi dobbiamo imparare a pensare non con la nostra testa, ma con la sua testa, con i suoi pensieri. Dice che Dio rivela i suoi pensieri ai suoi amici. E i suoi amici chi sono? Quelli che passano del tempo con Lui, quelli che lo conoscono. Quelli che non vanno da Lui solo quando hanno bisogno, ma ogni giorno. Se voi aveste un amico che viene da voi solo per chiedervi dei favori, eh? Lo chiamereste amico? Ma vedi un po' a questo.
puntualmente e tu sei lì che lo aspetti, ma deve venire, muovi come deve venire, no? E lo sai che non è un amico perché non ti cerca ogni giorno, perché non vuole semplicemente stare con te, vuole qualcosa da te. E la stessa cosa siamo noi con Dio, lo stiamo cercando perché siamo amici, perché vogliamo stare del tempo con Lui ogni giorno, tutti i giorni, più volte al giorno, o perché senza di Lui non sappiamo stare, perché porta un po' male, sai, non credere in Dio. E quindi fammi andare a pregare che porta bene, fammi andare in chiesa che poi è la benedizione in più. Non è la nostra presenza, non è il badge quotidiano, è l'amicizia con Dio. E quindi Dio non avrà problemi a darci delle cose se noi siamo concentrati sulla nostra sostanza, cioè su quello che noi siamo. Quante delle nostre preghiere sono per qualcosa e quante delle nostre preghiere sono per quello che vogliamo diventare? Quello che vogliamo essere, quanto vogliamo cambiare. Tu stai pregando per avere un lavoro, per avere una casa, per avere una macchina, per avere degli amici, per avere qualcosa, o stai pregando perché sai che Dio ti ha chiamato, senti la sua chiamata su di Lui e vuoi benedire la vita degli altri e quindi sai che senza la sua presenza nella tua vita tu non puoi benedire gli altri e quindi devi cambiare e quindi devi smettere di peccare e quindi dobbiamo migliorare tutti, amen, dobbiamo migliorare tutti, amen, dobbiamo migliorare tutti. Tutti dobbiamo migliorare. Ma io ormai ho fatto 4 anni di scuola biblica, 3 e mezzo perché ora stiamo in stand by. Ho fatto pre-incontro, incontro, reincontro, post-incontro e tutti gli incontri del mondo, il battesimo, ho ricevuto lo Spirito Santo, ho anche un ministero in chiesa, faccio qualcosa in chiesa, frequento la cellula, l'uno in settimana, l'uno a uno, ma quante cose, oh. Bravi. Ma tutto questo non ha a che fare col tuo rapporto con Dio, è una conseguenza del tuo rapporto con Dio, perché siccome ami Dio, fai le cose che piacciono a Dio. Amen. Quindi le nostre preghiere non devono essere basate su quello che vogliamo, perché Dio conosce i nostri desideri meglio di noi, ma su quello che vogliamo diventare in accordo alla sua parola. Noi siamo stati chiamati per benedire le persone attorno a noi. E credetemi, io ho smesso di chiedere, perché ogni volta che chiedevo qualcosa sbagliavo, cioè Dio me la dava e poi dicevo vabbè, ma ho sbagliato, no. Quindi ho detto Dio, scegli tu per me. Lui conosce i nostri desideri, Lui sa quello che è meglio per noi. Io una cosa cerco, è quella di essere ogni giorno al centro della volontà di Dio. E quello, quando diceva qualcuno, quando siamo al centro della volontà di Dio, le cose succedono da sole, le cose ci arrivano da sole. Noi non ci dobbiamo preoccupare di nient'altro se non di piacere a Dio. Prendiamo Seconda Re. Siete con me? Amen. Grazie. Seconda Re, capitolo 2, versetto 9 e 10. Perché ho preso questo versetto? Perché abbiamo iniziato l'anno una meravigliosa predica del pastore che ci ha parlato di una doppia unzione. Noi dobbiamo ricercare questa doppia unzione, ma che cosa significa, che cosa implica una doppia unzione? L'unzione è la manifestazione dello Spirito Santo, quindi noi stiamo vedendo segni, prodigi e miracoli ovunque andiamo, nelle famiglie, con i nostri familiari, amici, con gli sconosciuti. E questa doppia unzione permette di benedire la vita degli altri. Ma come facciamo a riceverla? Seconda Re 2, 9 e 10 dice: quando furono passati, Elia disse a Eliseo: chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto.
Eliseo rispose: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito, una doppia unzione. Elia disse: tu domandi una cosa difficile, tuttavia, se mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Quindi vediamo come Eliseo non ha chiesto: dammi quello che hai. Eliseo ha chiesto a Elia: dammi quello che sei. Voglio una doppia unzione del tuo spirito. E Elia già gli ha detto: vedi che stai chiedendo una cosa difficile. Tante volte noi chiediamo a Dio delle cose e neanche ci rendiamo conto di quello che stiamo chiedendo. Perché noi amiamo l'idea, abbiamo il concetto, ma non abbiamo l'impegno. E adesso vi spiegherò la differenza tra concetto e idea e impegno. Perché tante volte noi amiamo l'idea dell'animale. Ah, che carino il cagnolino, no? Com'è simpatico, com'è bello avere un cagnolino. Quanti di noi erano un cagnolino? Io no, però vabbè. Però è sempre bello il cagnolino degli altri, perché lo coccoli per strada, hai finito di giocare, poi... lui a casa sua e tu a casa tua. A me. Ma questa è l'idea del cagnolino. L'impegno del cagnolino è un altro. Perché lo devi portare giù a fare la pupù e la pipì? Perché te lo devi tenere in casa, gli devi dare da mangiare? Perché ogni tanto devi portarlo dal veterinario, lo devi accudire? Perché devi spendere dei soldi anche per lui? Questo è l'impegno del cagnolino. Ok? Molti di noi amano l'idea del matrimonio. Ah, oh, che bello il vestito bianco, che bello quel giorno i fiorellini, i cuoricini, gli uccellini, tutto, no? Che carino. L'idea del matrimonio. Ma quanti di quelli sposati hanno ancora l'idea degli uccellini e dei cuoricini? È diverso dall'impegno del matrimonio. Perché l'impegno del matrimonio ci vuole rispetto, ci vuole costanza, ci vuole perseveranza, ci vuole attenzione per l'altro, perché ricordiamoci che amare è dare e non aspettarsi qualcosa da tuo marito o tua moglie, ma devi essere tu a dare qualcosa. Ma questo poi il pastore ve lo spiega meglio. Dare qualcosa a tuo marito e tua moglie. E ancora, e mo vi prendo tutti, molti amano l'idea del lavoro. Che bello avere un lavoro, che bello guadagnare dei soldi, che bello essere occupati. E poi però ti devi alzare ogni mattina, e poi però hai a che fare con un datore di lavoro che rompi scatole, e poi devi pagare le tasse, e poi devi fare questo, e poi litighi con il collega. L'impegno del lavoro è un po' più difficile, è un po' più diverso dall'idea del lavoro. Perché quando studi, allora vuoi lavorare. Quando lavori, allora era meglio studiare, no? Quindi noi, perché? Perché amiamo l'idea delle cose, ma siamo molto lontani dall'impegno che ci vuole nel fare le cose. Amiamo l'idea di una chiesa grande. Amiamo l'idea di moltitudini, di un super gruppo musicale, di luci che vanno a destra e a sinistra, di artisti che ballano, di predicatori che predicano. L'idea, che belle quelle chiese. Ma voi avete idea di cosa ci vuole dietro le quinte? Di quante prove stanno, di quanti anni di prove stanno qua dietro prima di suonare un pezzo? Raccontavo all'incontro che quando noi abbiamo cominciato a suonare c'era il batterista che non sapeva suonare, il chitarrista che non sapeva suonare, la pianista che aveva fatto due solfeggi in croce che non sapeva muovere le dita. Quindi ci siamo messi insieme per fare un rigo di una canzone. Ci abbiamo messo qualcosa come 3-4 mesi. 3-4 mesi per fare davanti a te. Una delle prime canzoni. E credetemi che a un certo punto io ho detto: ma soltanto belli CD, no? Mettiamo in CD.
Però lì che ti diceva, continuo, vi darò io l'abilità, vi darò io la capacità, ve l'ho chiesto io di fare, se Dio ci chiede di fare qualcosa, Dio provvederà a tutto il resto, noi dobbiamo solo ubbidire, fidarci e lasciare spazio alle sue intenzioni nella nostra vita. Quindi, quando noi diciamo, ah che bella quella chiesa, è grande, è bella, è ricca, è famosa, Pensate quanti anni di digiuno, di preghiere, di sacrifici, di consolidamento, di parlare con le persone e soprattutto non sono perfette, nessuna chiesa è perfetta. Già perché ci siamo noi non è perfetta. Quindi se trovi una chiesa perfetta e ci arrivi tu, non è più perfetta. Perché non siamo perfetti. E noi dobbiamo sempre chiedere a Dio la direzione in tutto quello che facciamo. Per questo dicevo, tornando ad Elia, che ha detto a Eliseo, vedi che mi stai chiedendo una cosa difficile. Perché Eliseo aveva visto l'idea di quello che era Elia, un grande profeta, grandi miracoli, persone che si convertivano, profezie che sono durate nei secoli. E gli ha detto, guarda che una doppia unzione di quello che tu mi stai chiedendo è una cosa difficile. Quindi attenzione a quello che chiede San Dio. Ma noi dobbiamo essere persone che sanno sacrificarsi per la gloria di Dio. C'è differenza tra chi ama e chi vuole qualcosa. Io voglio quella persona, io voglio quel ragazzo, voglio, ma è diverso, voglio quel lavoro. Perché una volta che tu vuoi e hai, non sarai comunque soddisfatto. Perché ci sarà sempre qualcosa dentro di te che ricercherà altro. E c'è sempre una prova prima della promozione. Quando Dio ci fa crescere, per farci crescere, dice che ci prova col fuoco. Quindi tante volte, quando siamo in un periodo difficile, di prova, in cui tutto il mondo ce l'ha con noi, due sono le cose. O stai grandemente peccando, ed è la prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Oppure Dio ti sta promuovendo, amen? E ricordiamoci sempre che è una stagione. Tutte le prove sono per una promozione. Quello che fai ora e soprattutto come lo fai determinerà quello che Dio ti dà. Riceverai domani se sei fedele oggi. Quindi tutto quello che tu fai oggi devi farlo con gioia, con amore, con ringraziamento nei confronti di Dio. Anche venire in chiesa a un altro incontro, un'altra cosa. Il pastore ha detto pure questo dobbiamo fare, no? Il sabato, la domenica. Voi non avete idea di quanto parlano i giovani. Perché se voi siete qui la domenica e il mercoledì è la cellula, loro, poveri cristi, grandi cristi di domani, a me, hanno anche le prove, le preparazioni, le cose, il sabato, è la cellula dei medio grandi, è la cellula dei medio piccoli, è la cellula dei medi medi, a me. Sono tante cose dietro le quinte. E anche l'intercessione la mattina, che è una cosa che torno a incoraggiare a fare. Quindi tutto quello che noi dobbiamo fare è essere fedele e farlo con gioia, perché la tua attitudine mentre fai le cose determina anche il risultato. Ma una cosa importante che ha detto Elia ed Eliseo, dice, se mi vedi mentre vado via, allora riceverai. Questo significa che per ricevere l'unzione Eliseo doveva stare con Elia, doveva stare a stretto contatto con Elia, perché Elia poteva andarsene da un momento all'altro e avrebbe perso l'unzione, avrebbe perso la doppia unzione. Dice che nel momento in cui Elia salì al cielo, Eliseo lo vide, gli cadde il mantello che è simbolo dell'unzione e poi non lo vide più. Ma Eliseo è rimasto con Elia
tutti i giorni, tutto il tempo, in stretta comunione con Lui, perché sapeva quello che aveva chiesto e aveva capito la promessa. Ha detto: se tu mi vedrai mentre me ne andrò, allora riceverai. E sapete, c'erano altri, se leggete più avanti, altri 50 profeti che non hanno ricevuto la stessa unzione, perché non erano lì in quel momento. E Dio ti sta chiedendo: se vuoi che io ti dia qualcosa, tu mi devi cercare, vedere costantemente, perché non sai quando Dio ti darà quella cosa, non sai quando Dio ti risponderà, non sai quando Dio cambierà la tua stagione, ma tu devi essere sempre presente, cercare ogni giorno il suo sguardo. Quando fai qualcosa per la Chiesa, ricordati che lo stai facendo per Dio. E voglio in questo momento parlare un attimo di sacrificio, perché ubbidienza è anche sacrificio. Sacrificare se stesso per dare spazio alla volontà di Dio. Prendiamo Marco 14. Dal versetto 3 al versetto 9. Marco 14, dal versetto 3 al versetto 9. Ora egli, trovandosi a Betania, in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro, di olio profumato, di autentico nardo, di grande valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. Alcuni si sdegnarono fra loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darlo ai poveri. Ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, perché i poveri li avrete sempre con voi e quando volete potete far loro del bene, ma non avrete sempre me. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura, ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Quindi vediamo qui che questa donna che cosa fa? Rompe un vaso di olio pregiatissimo, dice di grande valore, e le persone attorno a lei dicevano: perché tutto questo spreco? Per quale motivo? Per far che si è rotto? Perché hai sacrificato qualcosa? E tante volte nella nostra testa c'è: lo faccio o non lo faccio? È giusto e non è giusto? Lo devo sacrificare o non lo devo sacrificare? E lì, qui dice: perché si è sprecato questo? Lei ha fatto un sacrificio, l'ha fatto con gioia, ma nella nostra testa, ogni volta che noi dovremo fare un sacrificio, ci saranno due pensieri opposti: ho fede o ha senso? Cioè, lo faccio per fede o c'è una motivazione? Queste cose andranno sempre in contraddizione. Se tu scegli di sacrificare qualcosa, subito nella tua testa usciranno dei pensieri. È un atto di fede, quindi sto avendo fede, oppure qual è il motivo per cui lo faccio? Qual è la motivazione? Cercare una risposta al motivo, come è stato fatto per questa donna, no? La testa vorrà avere ragione, il cuore vorrà avere fede. Nel tuo cuore tu dirai: io voglio avere fede, voglio darlo a Dio, voglio sacrificarmi per Dio, perché Lui ha fatto. E quindi sei
emotivamente coinvolto e senti dentro di te che lo vuoi fare, però la tua testa ti dirà: ma ha veramente senso fare questa cosa? Ma Dio l'ha chiesto, ma vale ancora oggi? Ma vale la pena, non vale la pena? Ma gli altri lo fanno, perché lo devo fare io? Se Dio dice a te di fare una cosa, dice a te di fare una cosa, non l'ha detta a qualcun altro. Non dobbiamo sempre guardare gli altri e dire: ah, testa o croce, vediamo l'altro che fa. No, Dio sta parlando con te, perché noi siamo unici davanti a Dio. Quindi questa donna, quando ha scelto di sacrificare quest'olio, questo profumo, magari lei non ci ha neanche pensato, ha detto: lo sto facendo per il mio re, perché sapeva che Gesù sarebbe poi risorto. Stava preparando, dice, per la sepoltura. E quindi quel sacrificio, dice, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in ricordo di quello che lei ha fatto. Il sacrificio di quella donna è andato avanti negli anni, fino ad oggi, nel 2017, noi stiamo ancora parlando di quel sacrificio che lei ha fatto, di lei ha lasciato quello che più aveva e ha benedetto e ha voluto onorare Dio, e per questo gesto di sottomissione, di obbedienza, noi oggi stiamo ancora parlando di lei. Amen. Quindi il tuo sacrificio, quello che tu farai, probabilmente benedirà le persone e molte persone continueranno a parlare di te. Quindi ogni volta che il tuo cuore, come ho detto prima, vuole avere fede, la testa ti dirà: non lo fare. La testa è ovviamente il diavolo, perché la nostra testa è un campo di battaglia costante. C'è lo Spirito Santo, ma c'è anche lo spirito che non è lo Spirito Santo, lo spirito del diavolo, gli spiriti maligni, influenze, le voci degli altri, la nostra carne, le nostre debolezze, le nostre abitudini. Quindi saremo sempre in conflitto, in contraddizione, ma noi dobbiamo avere fede, che il nostro cuore possa dedicarsi a Dio. Quello che Dio ci chiede potrà non avere senso, ma quando Dio vede il prezzo del tuo sacrificio, la sua protezione e la sua benedizione saranno su di te. Vi ricordate il sangue sugli stipiti delle porte, no? Nell'Antico Testamento, quando doveva passare l'angelo della morte, disse: chi di voi sacrificherà un agnello e verserà il sangue sugli stipiti delle porte, avrà la mia benedizione, avrà la mia protezione, perché il sacrificio chiama l'attenzione di Dio. Il sacrificio chiama la sua benedizione e chiama la sua protezione sulla tua vita. Quindi quando tu scegli di sacrificare qualcosa per Dio, sappi che Dio ha già messo gli occhi su di te e ha detto: io non lo lascerò solo, perché si sta sacrificando per me. Io continuerò a benedirlo, io lo proteggerò, io metterò il mio sangue sulla sua vita, non permetterò che né morte, né nemici, né ostacoli potranno mai toccare la sua vita, quando tu scegli di sacrificare una piccola cosa per Dio rispetto a quello che Gesù ha sacrificato per te. Perché Gesù non ha versato un olio profumato per noi, Gesù ha versato il sangue, Gesù ha rotto la sua vita, si è sacrificato per noi e ha dato tutto quello che aveva. E noi siamo lì a dire: ma glielo do questo vasetto d'olio o non glielo do? Cosa vale di più? La sua vita o quello che tu pensi che sia prezioso per te oggi? E Dio ti sta chiamando stasera a dare quello che tu pensi, a sacrificare quello che tu non vuoi lasciare. Aveva un valore elevatissimo. E che cosa ha fatto di quest'olio? Ha lavato i piedi di Gesù. Ma Gesù ha dato tutto il suo sangue per noi. E quindi tante volte noi possiamo pensare: ma questa cosa non ha senso, no? La nostra testa ci dirà: ma veramente Dio l'ha chiesto? Ma alla fine non è che sto facendo qualcosa di male. Ogni tanto vado su Facebook, ogni tanto vado con questa persona, ogni tanto ho questo pensiero, ogni tanto mi fumo una sigaretta, ogni tanto, no, non è ogni tanto, tu hai un legame con queste cose.
Perché ogni tanto significa che Satana ti sta tenendo legato. E quindi noi vogliamo lasciare e sacrificare quello che per noi è prezioso e darlo a Dio. E quando pensiamo che non ha senso, ricordiamoci che se dobbiamo parlare di senso, non ha senso che noi possiamo essere salvati gratuitamente. Noi siamo salvati gratuitamente, tutto questo non ha senso, perché Gesù è morto per noi prima ancora di conoscerci. È come se uno oggi morisse per persone che domani peccheranno, questo non ha senso, eppure Gesù l'ha fatto. È questo quello che deve convincere, è questo quello che realmente non ha senso, ma che noi accettiamo ogni giorno, e grazie a Dio per la vita che Lui ci ha dato, per la benedizione che Lui ci ha dato attraverso il suo sacrificio. Ma voglio leggere lo stesso versetto in Giovanni 12. Giovanni 12, dal versetto 1 al versetto 4. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito, qui in altre versioni dice che le avevano organizzato una cena per Gesù. Cioè, ovviamente, che cosa Gesù aveva organizzato? Gesù aveva risuscitato Lazzaro, ce lo ricordiamo Lazzaro, a me? E dice che era tornato nel paese di Lazzaro, gli avevano organizzato una cena per lui, per ringraziarlo per quello che era successo. E Gesù era amico di Lazzaro. È quello che mi piace sempre ripetere della storia di Lazzaro, è che Gesù arriva sempre in tempo, anche quando sembra in ritardo, perché dice che avvisarono Gesù, gli dissero: guarda che Lazzaro sta male, sta morendo, e lui temporeggiò. E dici: ma è meno male che amico, cioè è meno male che se non era amico. E dice che Gesù fece altre cose, incontrava persone, benediva, guariva, mentre suo amico Lazzaro stava morendo, stava male. E poi arrivano e gli dicono: Gesù, maestro, non venire più, Lazzaro è morto. E questo è quello che succede nella nostra vita. Gesù, dove sei? Gesù, intervieni adesso. Gesù, io voglio che tu farai questo. Io credo che tu lo... Ma Gesù, ma non hai fatto? Mo avast, è morto. Non mi servi più. Ma questa è quella che si chiama procrastinazione produttiva. Cioè che Gesù posticipa per insegnarci qualcosa. Perché procrastinare significa, no, rimandare. Noi siamo esperti in procrastinazione. Rimandiamo, rimandiamo, rimandiamo. Quando l'ha fatto Gesù, tutto tanto gli dovevano dare. No? Allora Gesù ha detto: rimandiamo. Tanto, o semi morto, o morto. Per Gesù non cambia. A noi lo sappiamo adesso perché l'ha fatto. Però per loro che stavano lì, era una mancanza di rispetto, era Gesù, Gesù, e non se ne frega niente di Lazzaro, belli amici. E invece Gesù che cosa ha fatto? Ha detto: io sono arrivato 4 giorni dopo, non 3, perché gli ebrei pensano che l'anima del defunto sia ancora sopra di loro per 3 giorni. Quindi quando manco più le culture, le tradizioni e le leggende hanno senso, lui arriva al 4° giorno, ok? Quando dici neanche quello che credevano gli antichi funzionerà più, al 4° giorno, non quando era malato, non quando, vabbè no, sto facendo una battuta, non quando era morto, ma quando era molto morto, non si dice, quando era molto morto, a quel punto Gesù è arrivato. Cioè quando tu dici non c'è proprio più niente da fare, è allora
che Dio interviene e dice: ah, finalmente ti sei arreso, finalmente fai fare a me. E quando Dio si ferma, quando l'uomo si ferma, Dio comincia. Amen. Quando non puoi fare più niente, Dio dice: mo ti faccio vedere io. E questo è il Dio in cui noi crediamo. Il Dio non che noi gli dobbiamo mettere delle condizioni, non che noi gli dobbiamo dare dei consigli su come Dio dovrebbe fare le cose. Dio non ha bisogno del nostro aiuto, Dio non ha bisogno delle nostre indicazioni. Sai, sarebbe meglio se tu lo facessi così. No, Dio fa le cose a suo modo e a suo tempo, e ha dato la dimostrazione che quando nessuna tradizione, nessuna cultura, nessun uomo più sperava di vedere Lazzaro vivo, lui gli ha detto: Lazzaro, esci. E ha detto anche: questa cosa è per la gloria di Dio. Amen. Quando Dio arriva in ritardo nella tua vita, a te sembra in ritardo, ma quel ritardo è per dare gloria a Dio. Perché se Dio venisse quando tu te l'aspetti, tu diresti: eh beh, sì, ha risposto alla mia preghiera, perché io ci credo, sapevo che l'avrebbe fatto. Ma è quando tu proprio non puoi fare più niente che si manifesta la gloria di Dio. È lì che Dio ci vuole portare, a dire: non io, ma Dio. Amen, per la sua gloria. Ma torniamo al versetto, Lazzaro mi aveva preso. E quindi gli fecero un convito. Maria serviva e Lazzaro era uno di quelli che era a tavola con lui. Cioè Lazzaro era risuscitato, io non avevo mai notato questa cosa, che poi l'hanno fatto pure cenare con Gesù. Che bello! Cioè vuol dire stava rivivendo la sua vita, e questa Maria che ha rotto il vaso era la sorella di Lazzaro. È una che ha riavuto il fratello in vita. Volete che non rompa un vasetto d'olio per ringraziare Gesù per quello che ha fatto? Quando noi sperimentiamo la potenza di Dio, noi siamo pronti a lasciare tutto a Dio. Quando noi abbiamo un'esperienza profonda con Dio, a noi non ce ne frega niente se il vaso costa 1 milione di euro, se questa cosa che Dio ci sta chiedendo ci farà male, se cambierà quello che gli altri pensano di noi, perché noi sappiamo chi è Dio, dice la parola di Dio: io so in chi ho creduto, per questo lo sto facendo. Per questo Maria ha rotto quel vaso, ha sprecato quello che per gli altri sembrava uno spreco. E molti ti diranno: perché stai sprecando il tuo tempo con Dio? Perché stai sprecando la tua gioventù lì giù in quella chiesa? Perché stai sprecando? Potresti fare questo, potresti fare questo. Ma quando tu sperimenti la potenza di Dio, tu vuoi essere come Eliseo, vuoi essere dove Dio è. Eliseo era lì vicino ad Elia perché ha detto: io voglio essere, io voglio questa unzione, non me la voglio perdere, perché oggi me ne vado a cinema. Ah, fossi andato quel giorno. Oh, non lo fa. Se Eliseo fosse andato a cinema quella sera, avrebbe perso la doppia unzione. Ma non c'è niente di male ad andare a cinema, non c'è niente di male ad andare a cinema, ma se tu devi scegliere tra essere con Dio e andare altrove, scegli sempre Dio. E quel sacrificio porterà frutto nella tua vita, perché la Bibbia dice: chi è disposto ad ubbidire mangerà i frutti migliori del paese. Chi è disposto ad ubbidire? Chi è disposto ad ubbidire? Domanda. Devi dirglielo a Dio, non lo devi dire a me, perché poi Dio guarda quanto noi ubbidiamo e quando noi ubbidiamo. Perché quando siamo nel periodo in cui ci hanno tagliato i rami, in cui fa freddo, in cui tutto va male, allora è facile ubbidire Dio. Ma quando dobbiamo scegliere tra mangiarci un'arancia che abbiamo portato frutto e dare a Dio quello che Lui ci ha chiesto, diventa più difficile, perché tutta la nostra vita appartiene a Dio, sia nelle stagioni brutte, sia nelle stagioni buone. E quindi dice che Maria serviva ed era una di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libbra di olio profumato di nardo autentico di gran pezzo, ne unse i piedi di Gesù, li asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo di quest'olio.
Quindi Maria ha fatto questo gesto perché aveva avuto un'esperienza diretta e profonda con Gesù, aveva sperimentato, e quando tu conosci Gesù, tu lo ami e tu non ci pensi due volte a sacrificare qualcosa per lui. Quindi se non hai questo desiderio dentro di te, se ancora sei lì a pensare testa o croce, chiedi a Dio di poterlo sperimentare, di sperimentare la sua potenza, ma probabilmente l'hai già sperimentato, ma l'hai dimenticato, perché la nostra memoria è una memoria corta, soprattutto per le cose che fa Dio. Per questo nell'Antico Testamento Dio diceva sempre al popolo di Israele: ricordati. Ricordati quando eri nel deserto e io ti ho portato fuori. Ricordati quando eri schiavo in Egitto e io ti ho portato fuori. Ricordati quando non avevi da mangiare e io ti ho provveduto del cibo dal cielo. Ricordati, ricordati. C'è qualcosa che Dio ha fatto nella nostra vita o no? Perché se no non saremmo qui. O no? Se siamo qui è perché Dio ci ha dato qualcosa, perché lui, noi lo amiamo perché lui ci ha amato per primo. E quindi se siamo qui è perché Dio ci ha già dato qualcosa. Ricordati che cosa ha fatto Dio per te. E senza andare troppo lontano, si chiama croce. E lui l'ha fatto ed è scritto. Siamo noi a dover credere che quel sacrificio vale ancora oggi. Quando noi, quando ascolti la voce di Dio, hai due scelte: avere fede o cercare un senso. La Bibbia dice che le cose di Dio sono follia per gli uomini. E se pensi di fare una follia per Dio, è la cosa giusta. Quando tu pensi, ma questa è follia, ha sentito la voce di Dio, perché le cose di Dio sono follia per gli uomini. Se pensi che questa cosa è una cosa facile da fare, oppure dice il mondo vi odia perché io vi odio, perché ha odiato me per primo, e se vi ama è perché non siete con me. Quindi gloria a Dio se la gente ci odia perché facciamo le cose contrarie a quello che il mondo fa, a quello che la società dice. Noi dobbiamo fare quello che dice Dio, che è follia per gli uomini. Quindi quando ci insulteranno, quando ci derideranno, quando ci diranno ma perché questo spreco, ma perché questa cosa, allora dice glorificate Dio, rallegratevi. Amen, ce l'hanno con me. Aiuto. Ce l'hanno con me, non mi possono vedere perché io ho scelto di vivere in questo modo, non mi capiscono, gloria a Dio perché sto facendo la cosa giusta, perché non possono capire le cose di Dio. E noi siamo benedetti perché se siamo qua stiamo comprendendo e stiamo ascoltando la voce di Dio. Niente di quello che possiamo dare a Dio sarà troppo per un Dio che ha dato tutto per noi. Non potrai mai dire a Dio ti sto dando troppo. Dio, questo è troppo. Dio, questo non me lo puoi chiedere. Niente di quello che darai a Dio sarà troppo, perché lui ha dato tutto per te. Ricordiamoci quello che abbiamo detto prima, che Dio ha tanto amato, perciò ha dato. E se noi amiamo Dio, dobbiamo dare. Amen? Amen. Alziamoci. Musicante. Probabilmente Dio ti ha fatto vedere alcune cose in questo momento. Mentre io parlavo, probabilmente hai visto quel vaso che per te vale tantissimo. E che magari hai già sentito da parte di Dio che devi lasciare, che devi sacrificare. Ma è tanto tempo che tu stai combattendo
tra quello che Dio dice e quello che la tua testa dice. Spirito Santo, ti chiedo in questo momento di toccare le menti e i cuori. Grazie per la tua parola. Io ti chiedo che questa parola possa toccare nel profondo e portare frutto, portare cambiamento, ma un cambiamento radicale, Gesù. Non vogliamo ancora una volta farti una promessa e poi non mantenerla. Noi vogliamo farti una promessa perché abbiamo compreso che il nostro sacrificio confronto al tuo non è nulla. Noi vogliamo farti questa promessa semplicemente per ringraziarti per quello che hai fatto per noi. Grazie per questi esempi meravigliosi che tu ci hai lasciato nella tua parola. Noi vogliamo poter sacrificare, ma sacrificare con gioia, perché noi non camminiamo per visione, camminiamo per fede. Forse non capisci perché Dio ti sta dicendo di lasciare quella cosa, forse non capisci perché Dio ti sta dicendo di non fare più determinate cose, forse non capisci perché non devi più frequentare alcune persone, non devi più avere dei vizi. Forse non capisci perché dici, ma in fondo non è così grave. Ma tutto quello che non avvicina a Dio non viene da Dio. Gesù ha donato tutta la sua vita e noi dovremmo fare altrettanto. Porta quel vaso prezioso a Dio. Non sarà facile, ma Dio è con te. Perché quando Dio vede il prezzo del tuo sacrificio, Lui riversa su di te la sua protezione, la sua benedizione, la sua unzione e la sua promozione. Lui ti porterà sempre più in alto perché tu hai deciso di mettere Dio in alto nella tua vita. Prendi questo vaso. Immagina di averlo davanti a te, questo olio profumato. E sappi che se usi questo profumo per te, dopo un po' svanirà. Ma se lo dai a Dio, profumerà per sempre nel suo regno. Quando noi cerchiamo qualcosa per noi, in poco tempo svanirà. In poco tempo ti renderai conto che non serviva. In pochissimo tempo ti renderai conto che non era una cosa che Dio voleva. E allora penserai, ah, l'avessi lasciato prima. Quando tu sacrifichi quel profumo per Dio, sarà per sempre nel suo regno e per la sua gloria. C'è bisogno di coraggio per prendere alla lettera quello che Gesù ha scritto. E adesso farò una richiesta per coraggiosi. Forse ti tremeranno le gambe, forse ti batterà il cuore, forse ti verrà da piangere, forse dentro di te ci sarà una voce che dirà non lo fare, ma che serve, ma non ha senso. E un'altra voce che invece ti dirà fidati di me, obbedisci, dimostrami il tuo amore. Lasciando questo vaso profumato a Dio, tu stai dicendo Dio, io mi fido di te, non so dove andrò perché non vedo, ma cammino per fede. Cammino per fede e so che tu lo farai. Chi è disposto ad ubbidire mangerà i frutti migliori del paese. Chi è disposto ad ubbidire sarà innalzato in questa società. Chi è disposto a dire no al diavolo sarà innalzato nel regno di Dio.
sarà innalzato nella sua famiglia. Non dovrà temere il nemico, non dovrà temere nulla, perché Dio è con lui. Chi è disposto a sacrificare la sua vita per Dio, a impegnarsi nelle cose di chiesa, ma le cose di chiesa sono cose del regno di Dio. Perché il regno di Dio è qui. Per questo voglio chiederti adesso, se vuoi fare un passo verso Dio, se hai deciso di seguire il tuo cuore, che in questo caso è giusto, perché nel tuo cuore c'è la fede di Dio e non quello che dice la tua testa, vieni avanti. Io non pregherò per te, ma è un passo che tu fai verso Dio. Se hai scelto di abbandonare a Dio, di sacrificarti, di dedicarti, di fidarti di Dio, perché nell'obbedienza c'è fiducia, nella fiducia c'è amore, e se ami Dio sei disposto a versare tutto quello che di più costoso c'è nella tua vita. Non lo stai facendo con me, non lo stai facendo con le persone, lo stai facendo con Dio. E in questo momento parla con Dio, sei tu e Lui, e gli dirai: io non so dove vado, io non so a che cosa serve, io non so perché lo sto facendo, ma so che il tuo spirito è dentro di me e voglio dedicare la mia vita a te. Non voglio più pensare con la mia testa, non voglio più decidere io quali sono le cose giuste per me, io voglio chiedere a te, Padre, di avere il dominio della mia vita. E io sto sacrificando quello che è di più prezioso, perché so che tu mi proteggerai, perché so che la tua benedizione è per me, perché so che la tua protezione è su di me. Io ti chiedo in questo momento, non ascoltare la voce del diavolo che ti dice che non serve, non ascoltare la voce del diavolo che ti dice che tanto cadrai ancora, non ascoltare la voce del diavolo che ti dice che non cambierà. Lo Spirito di Dio è qui e Lui ti darà la forza. Lui ti darà la forza per continuare. Lui ti darà la forza per guardare avanti per fede e non per visione. Lui ti ha chiamato e ti ha chiamato per nome. E se sei qui è perché Lui ti ama di un amore soprannaturale che nessun uomo ti potrà mai dare. Nessuna amicizia, nessuna circostanza. Gesù è morto, Gesù ha versato il suo sangue per te. Il suo sangue per te, ha rotto la sua vita per te, per salvarti, per tirarti fuori dal peccato, per tirarti fuori dalla sofferenza, dalla solitudine, dall'umiliazione. Tu non sarai più umiliato dagli uomini, perché è Dio che ti rialzerà, perché è Dio che ti innalzerà. Smetti di pensare a quello che diranno gli altri. Smetti di pensare a quello che penseranno i tuoi amici. Quello che più ci deve importare è quello che Dio pensa di noi. Oh, la presenza di Dio è meravigliosa in questo momento. Parla con Dio, apri la tua bocca, inginocchiati se hai bisogno di inginocchiarti e di dire: Dio, ho tanto bisogno di te, ho tanto bisogno di sperimentare più da vicino quello che tu sei, perché io voglio sacrificarmi con gioia, voglio darti tutto. Non voglio più tornare indietro, non voglio più guardare a quello che io posso fare, ma voglio guardare a quello che tu puoi fare, a quello che tu mi hai chiamato a fare. E quando tu scegli di sacrificare quello che fino ad ora non hai lasciato, vedrai come prenderai il volo, vedrai come Dio ti innalzerà, vedrai la sua benedizione per te, vedrai il suo amore che si rinnova ogni giorno. Non guardare agli uomini. Non guardare se gli altri lo fanno o meno. Non guardare se gli altri membri di cellula lo fanno. Non guardare se qualcuno sbaglia. Perché nessuno di noi è perfetto. Dio non cerca persone perfette. Dio cerca persone che fanno progressi giornalieri. Entra ogni giorno nella tua stanza e dì: io, Padre, io non voglio restare ogni giorno la stessa persona. Non voglio continuare a fare gli stessi errori. Aiutami, aiutami. Ora bareke resharo sondara bareke. Ora bareke resharo sondere dere bareke resharo.
Fai la tua preghiera con Dio. Parla con Dio. Non distogliere il tuo sguardo da Dio. Cercalo. Cerca il suo volto. Cerca la sua presenza. Cerca la sua rivelazione. Non sarà un pastore a dirti di fare qualcosa, non sarà un capocellula, non sarà un predicatore, non sarà un libro, sarà Dio stesso a condurti, sarà Dio stesso a prenderti per mano, sarà Dio stesso a permettere che la tua vita possa essere una luce in questa società. E che il tuo profumo possa andare avanti per generazioni e generazioni e generazioni, perché tu non stai usando quel profumo per te stesso, ma stai usando quel profumo per la gloria di Dio. In questo momento tu stai dando a Dio tutto quello che ti legava. Dio ci ha chiamato ad essere liberi, liberi, liberi nel nome di Gesù. Io ordino in questo momento ad ogni spirito immondo, ad ogni principato, ogni potestà, ogni spirito che legava le menti e i cuori di questi uomini, di queste donne, di questi figli di Dio, nel nome di Gesù io ti ordino di lasciare le loro menti. Io dichiaro in questo momento una presenza soprannaturale dello Spirito. Sii libero nello Spirito, sii libero nello Spirito, alza le tue braccia, parla in lingue, adoralo, cerca la sua presenza. Dio non ha finito questa sera. Lui non ha finito. Dio andrà avanti, sempre di più, sempre più profondo nel tuo cuore. Quello che tu ricevi, ricevi nella misura in cui ti doni a Dio. Donati a Dio, non trattenere nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla che valga la pena di trattenere in questa vita. Non c'è nulla. Orebe che reshara sandara bareke o sandara bareke reshoro sondara bae kayo shoro sondara bare ora ba che reshara sandara bareke. Libertà nello spirito nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E ordina ogni menzogna del diavolo in questo momento di lasciare le menti dei figli di Dio. Tu non hai più nessun potere di prendere in giro, di legare e di ostacolare l'opera meravigliosa del Padre in questa chiesa, in questo corpo, nel nome di Gesù. O sandarabareke, shara sandarabareke. Io dichiaro libertà, libertà nello spirito e ristoro. Ricevi pace. Adesso ricevi pace. Ricevi pace e gioia nello spirito. Quello che tu hai lasciato a Dio, Lui lo sostituirà con qualcosa che vale 100 volte di più. Tu non puoi neanche immaginare quello che Dio potrà darti. Tu non puoi neanche sognare quello che Dio ha preparato per te, perché i Suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Nel nome di Gesù, grazie a Dio per questi cuori speciali, Signore. Grazie per come hanno scelto di dedicarsi a te. Io ti chiedo di sigillare queste parole nel loro cuore, che Satana non venga a rubare questa decisione, che Satana non venga a prendere in giro. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, sigilla col fuoco questa scelta. Nel nome di Gesù, Satana, guarda queste persone che hanno scelto di lasciare il peccato, di sacrificare questa cosa a Dio. Io dichiaro che nessuno di loro tornerà indietro. Io dichiaro che nessuno di loro si guarderà indietro. Nessuno di loro penserà a quello che ha lasciato. Perché noi abbiamo gli occhi su Gesù. Perché noi non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede. E fede è amore. E amore è obbedienza. Obbedienza è fiducia in Dio. Fiducia in Dio. Fidati di tuo padre. Fidati di tuo padre.
che non ti darà mai niente di meno di quello che tu puoi sognare per te. Ci arrendiamo a te, Spirito Santo. Ci arrendiamo a te, Spirito Santo. Dio ti sta prendendo per mano e Dio non ti lascerà solo in questa scelta che tu hai fatto. Non sarai solo. Come dice la tua parola, papà, conducimi tu su quella roccia che è troppo alta per me. Conducimi tu su quella roccia che è troppo alta per me. Non sarai tu a farlo. È Dio. Devi solo scegliere di obbedirlo, semplicemente obbedirlo. Nel nome di Gesù. Amen, facciamo un applauso a Dio per la sua presenza in questo momento. Fai un applauso alla tua scelta coraggiosa. Fai un applauso a quello che Dio ha preparato per te. Un applauso al nostro Dio meraviglioso. Grazie Padre, grazie Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah. Amen.